Basta violenza, fine degli scontri legati alla repressione delle proteste antigovernative in Colombia. Le richieste arrivano anche da Pescara, dove nel pomeriggio di ieri, nonostante la pioggia, alcuni cittadini colombiani residenti nella città abruzzese hanno manifestato in maniera pacifica a sostegno del popolo colombiano. A organizzare la manifestazione nel piazzale della Madonnina, Felipe Valencia, ingegnere colombiano residente a Pescara, e Alexis Ortega. Il paese, spiega Felipe, continua a registrare vittime e feriti ogni giorno a causa dell'escalation di violenza delle forze di polizia colombiane contro i cittadini che manifestano nelle piazze. La popolazione è allo stremo, aggiunge. Stiamo facendo proprio una manifestazione per la non violenza, la pace e la vita, per poter garantire ai nostri fratelli in Colombia di poter protestare tranquillamente per tutte le riforme che il governo voleva piantare. Sia la riforma tributaria, che grazie dopo 18 giorni l'hanno dismessa, però rimane ancora la riforma della salute e ancora la riforma delle pensioni che l'hanno tolta, e loro nonostante tutto continuano a protestare, ma ci vogliono silenziare. E questo logicamente non è giusto, perché noi possiamo esprimere la nostra propria opinione, siamo esseri liberi, e di dire la nostra, e non ci permettono di dire la nostra, perché da quel momento, dopo 18 giorni, sono stati 43 le vittime, sono stati 16 donne che sono state violentate da parte della polizia, di cui questa settimana una ragazzina di nome Alison di Popayán, di 17 anni, dopo che è stata violentata, il giorno dopo si è suicidata, si è tolta la vita.